mi ha portato a fare un allenamento di calcio. Questa è stata la prima storia, penso, insieme al compagno, tutto. Adesso sono piccolino, pensa a quello che era quando aveva 3 anni, no? Nunca avevo avuto un problema per il mio fisico, capito? Io ho sempre stato il più piccolo nel campo, ma sempre me l'ha fatto bene. Quindi non è tanto la testa, sino un pensiero che deve avere, di sapere quello che deve fare dentro del campo. Dopo, se uno è più piccolo, dipende. Può avere un po' di vantaggio, un po' di svantaggio con quell'avversario che ti affronta, ma penso che adesso il calcio è fisicamente deve lavorare troppo, se no non puoi giocare al calcio. In Uruguay, prima di andare a giocare alla capitale, vive in un paese, Paysandú si chiama, dove sono nato. Per me è una città piccola, ma è bellissima, per me è la più bella che sta. No, la vita stava sempre insieme con gli amici, io sono così, stavo abituato sempre a stare insieme con il compagno, gli amici, sempre il pallone stava dietro, no? Tutte le volte che facevo qualcosa, andavo alla scuola, avevo 10 minuti per stare il tempo che ti danno, no? Il tempo che ti danno quando vado a scuola. Sempre avevo un piccolo campo di fronte e andavamo insieme a giocare sempre. Centrocampo giocavo sempre. Mi piace giocare lì perché è piccolo, mi hanno fatto giocare in questo ruolo, no? Nunca giocavo né più avanti né un po' dietro, sempre in questo ruolo. Mezzocampo a destra, a sinistra, centrale, sempre mezzocampo. Ma però penso che la prima volta che ho giocato nella prima squadra del Danubio è stata la partita più bella. Entrato e fatto, penso che più o meno in 2 minuti, ho fatto 5 falli. Non mi fermava nessuno, è venuto l'arbitro, no? È venuto e mi ha detto stare un po' tranquillo, Gargano, che la partita non si è finita. Io ho stato contentissimo quando ho fatto il contratto con il Napoli, no? Quindi non era un contratto grandissimo, ma io stavo contento di venire a giocare in Europa. L'immagine è il tifo. Il tifo grandissimo. Guarda, in Uruguay e in Argentina si vede che sono fortissimi, ma a Napoli questo ti dà forza, no? Penso che la prima volta che ho giocato, io mai avevo giocato con un tifo a favore di me, no? Della stessa squadra. Poi ho giocato nel Danubio e il tifo erano più o meno 5.000 la volta che andavo di più. Il Peñarol era una squadra fortissima nell'Uruguay, abbiamo giocato una finale, erano 60.000 tifosi del Peñarol e 3.000 del Danubio. E abbiamo vinto noi, quindi non conta tanto il tifo, ma qua a Napoli sempre che giochiamo quando giochiamo a casa la squadra non gioca bene, ma il tifo ti dà questa forza di andare a pressare tutti quanti, se non ha forza nel corpo. Napoli che deve girare largo, Lavezzi per Gargano in area di rigore, Gargano, la rete, si gonfia la rete, Gargano, uragano, Gargano, si è abbattuto sulla Juventus, ha fatto tutto da solo, palla al piede, è entrato in area di rigore, si è trovato Buffon davanti, sinistro violentissimo, uragano Gargano, ha gonfiato la rete, porta il Napoli sull'1-1, Napoli che pareggia immediatamente. Tutto il mondo mi chiede questo, no? No, era... Io prima di andare al Danubio, mi chiamavo, avevo un altro soprannome, no? E è arrivato questa squadra al Danubio e avevo un compagno insieme, che era non era della capitale, era dell'interior,
mi aveva detto: te sembra, sei molto simile a un compagno. Sì, che compagno, no? Il Mota, che aveva abbastanza, eravamo abbastanza simili, no? Soprattutto per il capelli, che si chiama in Uruguay, il capelli ricci lo chiamano Mota. Lo ricordo più bello. Quando mi ha presentato in campo, guardare quel tifo. No, abbiamo perso la partita, ma per me entrare al stadio quando ho visto tutti i tifosi.